questa seconda puntata analizzeremo l'evoluzione storica della Repubblica Federale, Bundesrepublik, fino alla riunificazione del 1990. Nella terza puntata ci occuperemo invece della Repubblica Democratica, Deutsche Demokratische Republik. I 40 anni possono essere divisi in tre fasi, segnate dal prevalere di una coalizione. Dal 1949 al 1966 assistiamo al predominio di CDU-CSU e della figura dominante di Konrad Adenauer. Dopo un breve intermezzo, 1966-69, di grande coalizione tra i due principali partiti, si apre una lunga fase contraddistinta dalla coalizione social-liberale tra SPD e FDP. Qui le due figure principali sono Willy Brandt e Helmut Schmidt, entrambi socialdemocratici. Dal 1982 al 1998 abbiamo una terza fase che scavalca la cesura della riunificazione, in cui torna al potere la coalizione tra CSU, CDU e i liberali. Qui campeggia la figura del cancelliere cristiano democratico Helmut Kohl. Questa tripartizione evidenzia la stabilità del governo, uno dei tratti predominanti della storia dello Stato occidentale. I costituenti nel 1949 avevano costruito un assetto istituzionale che doveva garantire soprattutto la stabilità e, grazie alla barriera del 5%, minimale per avere dei deputati al Bundestag, la presenza di pochi grandi partiti. Le tre fasi sono però caratterizzate da non pochi accidenti. La storia della Bundesrepublik non è stata poi così lineare. Ad esempio, il governo Adenauer, il 15 settembre 1949, nacque sulla base di un'esile maggioranza, un voto. Lo stesso cancelliere ammise di esserselo dato da solo. La sua figura campeggia in questa prima fase, soprattutto per il forte carattere, insofferente verso le limitazioni del suo potere personale. La politica estera era il cuore della sua strategia. Si articolò secondo due direttrici. Primo, incardinare la Bundesrepublik nell'interno delle alleanze politico-militari occidentali. Secondo, rifiutare qualsiasi dialogo con la Germania comunista, chiamata con svariate perifrasi. La zona, la cosiddetta DDR, la Germania di Pankow, dal nome del quartiere berlinese in cui aveva sede il governo. Soffermiamoci sul primo punto. L'ancoraggio del nuovo Stato nel blocco occidentale non significava affatto che Adenauer fosse il cancelliere degli alleati. Anzi, egli cercò di ritagliarsi uno spazio autonomo e i suoi rapporti con gli alleati non erano privi di tensioni. Il cancelliere, che ammirava l'efficienza economica e tecnologica degli Stati Uniti, non senza però una sostanziale diffidenza, giocò sui dissensi fra di loro. Si muoveva con cautela, dimostrando di essere il più occidentale degli occidentali per spazzare via le residue diffidenze e assicurare alla Bundesrepublik la copertura indispensabile per neutralizzare la minaccia comunista. Adenauer era anticomunista, ma realista abbastanza da aprire rapporti diplomatici con l'Unione Sovietica. Il suo primo viaggio ufficiale a Mosca, nel settembre 1955, fu un grande successo. Egli ne trasse promettenti accordi economici e riportò in patria alcune migliaia di militari che erano rimasti nei campi di prigionia sovietici. Se l'atteggiamento del renano Adenauer era in qualche circostanza ostile verso la superpotenza americana, si consolidava il suo rapporto con la Francia, in particolare con il generale Charles de Gaulle, presidente dal 1959. I due statisti elaborarono insieme quella visione del condominio franco-tedesco che sarebbe diventato la colonna portante dell'unificazione europea. Si metteva così fine a una plurisecolare ostilità. Le tappe dell'integrazione nel blocco occidentale furono rapide. Nel 1951 la Bundesrepublik con Francia, Italia e i paesi del Benelux partecipò alla fondazione della CECA. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio rappresentava un cartello internazionale per gestire questo nevralgico settore, in crisi di sovrapproduzione. Nel maggio 1952 le potenze occidentali vincitrici sancirono nel cosiddetto Generalvertrag la formale conclusione della guerra e il riconoscimento statuale della Bundesrepublik. Il Generalvertrag toglieva le restrizioni per il riarmo del nuovo Stato, un tema divisivo nella società tedesca, come vedremo fra poco. A seguito del Trattato di Parigi, ottobre 1954, la Bundesrepublik entrò nella NATO,
l'organismo militare di cui si era dotato il blocco occidentale. In pari tempo, il governo Adenauer partecipò come propulsore al percorso di unificazione europea, siglando i Trattati di Roma, marzo 1957. Abbiamo ricordato la questione del riarmo, attorno alla quale in quegli anni si accese un dibattito che travalicava gli schieramenti politici. Ad esempio, Gustav Heinemann, ministro degli interni, si oppose alla politica del suo cancelliere, capeggiando il movimento Ohne mich, senza di me. Dopo lo scoppio della guerra di Corea nel giugno 1950, anche gli USA misero da parte le iniziali diffidenze. I contingenti americani in Europa dovevano essere ridotti e la Bundesrepublik era indispensabile come baluardo militare. I timori sollevati in Germania e all'estero sul risorgere di un pericolo militare tedesco sono stati fugati da una radicale riforma che inglobava le forze armate nel quadro delle istituzioni democratiche. Si cercò di realizzare l'ideale del cittadino in uniforme, cancellando le incrostazioni dell'eredità prussiana. Accanto all'ancoraggio nel blocco occidentale, la politica estera di Adenauer perseguì anche un secondo obiettivo. Rigettava qualsiasi avvicinamento alla DDR e in pari tempo enunciava il principio che la Bundesrepublik, e cito, si sente responsabile per il destino dei 18 milioni di tedeschi che vivono nella zona. Essa assicura loro la sua fedeltà e la sua tutela. La Bundesrepublik è la sola a poter parlare in nome del popolo tedesco. Fine della citazione. Il cancelliere non negò mai il principio della riunificazione nazionale, ma restava sulla carta. Egli non fece alcun passo concreto in quella direzione. La stessa scelta della capitale nella quieta cittadina renana di Bonn rifletteva il basso profilo assunto dalla neonata Bundesrepublik verso la questione nazionale. Ben diverso peso avrebbe avuto scegliere Colonia o Francoforte. Nelle due occasioni, 1952 e 1955, in cui Mosca fece delle proposte per dare vita a libere elezioni per realizzare una Germania unificata e neutrale, Adenauer premette sugli Stati Uniti e sugli ex alleati per respingere tali avance. Al di là delle critiche cui fu sottoposta, la politica di Adenauer era sì cinica, ma anche realistica. Egli faceva i conti con la situazione internazionale e alla sicurezza dei propri concittadini sacrificò la mancanza di libertà per i fratelli orientali. A partire dal 1955 fu adottata la cosiddetta dottrina Hallstein dal nome del segretario degli esteri. L'apertura di rapporti commerciali e politici con paesi terzi era subordinata al fatto che questi non avviassero rapporti con la DDR. Questa politica ebbe successo per lungo tempo, anche perché era accompagnata dalla concessione di aiuti, soprattutto verso i paesi del cosiddetto terzo mondo. I due assiomi della politica estera di Adenauer, funzionali al consolidamento del nuovo Stato nella Guerra Fredda, iniziarono a mostrarsi inadeguati quando, dall'inizio degli anni 60, le relazioni internazionali entrarono in una fase di distensione, anche grazie a figure come il presidente Kennedy e Papa Giovanni XXIII. La visione di Adenauer aveva fatto il suo tempo e a poco valse il tentativo dell'anziano cancelliere di mantenere la propria posizione, fondata anche sul totale controllo del partito. Sul piano elettorale, CDU-CSU, che nel 1957 avevano superato per la prima e ultima volta la soglia del 50% delle elezioni del Bundestag, precisamente il 50,2%, scesero a 45,4% 4 anni dopo. Nel 1965, per la prima volta, la SPD, guidata dal borgomastro di Berlino Willy Brandt, superò il partito di governo, 39,3% contro 38%. Gehen Sie mit auf diese Tour. Nehmen Sie sich Ihr Teil, sonst schämen Sie sich. Und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett. La ripresa economica fu favorita da molteplici fattori: il volano rappresentato dal piano Marshall, la congiuntura internazionale, nota come boom della Corea, la politica liberista perseguita dal ministro Erhard.
né va dimenticato lo spirito di ottimismo che ha caratterizzato tutte le nazioni europee occidentali nel dopoguerra. I tassi di crescita medi nel periodo del Wirtschaftswunder tra il 1950 e il 65 sono stati del 5,6% annuo, superiori ai paesi vincitori. Solo Italia e Giappone hanno conseguito una crescita paragonabile. Il reddito netto pro capite è passato da 1.600 marchi nel 1950 a 4.300 10 anni dopo. È stato così possibile sviluppare un'economia rivolta sia ai consumi individuali che alla produzione di beni intermedi. I settori di punta sono rimasti quelli che già erano all'avanguardia prima del 1939, autoveicoli, meccanica, chimica, elettronica. La Bundesrepublik ha accentuato la vocazione esportatrice della sua economia sia verso i paesi industriali che verso quelli in via di sviluppo, ai quali il governo di Bonn ha concesso generosi crediti. Un fattore importante che ha favorito la ripresa economica è rappresentato dalla disponibilità di una manodopera dotata di elevate professionalità. Si pensi all'apporto dei milioni di profughi provenienti da Est e dopo il 1949 dalla DDR. Lo Stato ha dedicato ingenti risorse alla scuola, alla ricerca, alle infrastrutture, strade, ferrovie, porti e aeroporti, accoppiando al libero sviluppo del mercato un articolato sistema di welfare. Il benessere di massa si è diffuso rapidamente, assieme a modalità di consumo che imitavano il modello statunitense, tanto che per il Wirtschaftswunder si è parlato di un'accentuata americanizzazione. La diffusione della motorizzazione privata, le vacanze, il televisore e i più importanti elettrodomestici in ogni abitazione. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener, die sind so allein, eine Reise in den Süden ist andere schick und fein, doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Oh Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. Il divario fra colletti blu, i lavoratori di fabbrica, e colletti bianchi, impiegati e quadri, si è ridotto a vantaggio dei primi. Sarebbe tuttavia schematico concludere, come fecero a suo tempo molti osservatori, che la Bundesrepublik si stesse trasformando in una società dei ceti medi, in cui le differenze di reddito si andavano assottigliando. In realtà, gli spostamenti di reddito sono stati minimi rispetto all'anteguerra. Nel 1963 il 10,7% delle famiglie deteneva il 39% della ricchezza nazionale, mentre all'opposto della scala un terzo della popolazione aveva nelle proprie mani appena il 17% della ricchezza. Ma più ancora che le statistiche, dal punto di vista storico conta la percezione che della realtà aveva l'opinione pubblica. Le promesse del governo suscitarono un clima di fiducia e di consenso fra la gente. Il ministro Erhard divenne personificazione della crescita economica. Come ha scritto uno studioso, cito, il miracolo economico divenne il nucleo della nuova coscienza di sé dei tedeschi negli anni 50 e 60. Fu così favorita la stabilizzazione sociale e con essa il superamento, anche psicologico, dei traumi della dittatura. La legge sulla distribuzione dei danni di guerra del maggio 1952 era basata su una redistribuzione dei costi per gli indennizzi attraverso un prelievo fiscale spalmato su tutta la società. Altrettanto significativo è stato il piano di ricostruzione edilizia con fondi pubblici che ha portato in 6 anni a realizzare oltre 3 milioni di abitazioni. Il problema della reintegrazione dei profughi nel contesto economico e sociale della Bundesrepublik, potenzialmente foriero di tensioni, è stato anch'esso superato con interventi pubblici, mentre a livello sindacale l'applicazione pur parziale della codecisione, la Mitbestimmung, nelle grandi imprese, risalente al maggio 1951, ha fatto sì che la conflittualità operaia abbia rappresentato un fattore secondario nella vita collettiva, a differenza di altri paesi come l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna.
Gli anni conclusivi di questo primo periodo, 1963-66, sono caratterizzati dal rifiuto di Adenauer di lasciare il passo. Egli arrivò a indebolire il nuovo cancelliere, Erhard, impostogli dal partito. E questi si dimostrò incapace di governare. Al primo segno di flessione dell'economia, il governo andò in crisi. Fu necessario dare vita ad una grande coalizione tra CDU, CSU e SPD. In sintesi, sotto la guida sicura di Adenauer, la Bundesrepublik è entrata a pieno titolo tra le potenze occidentali, conquistandone la fiducia e cancellando la colpa del consenso a Hitler. Il paese si è stabilizzato sul piano economico, istituzionale, sociale, eliminando in pochi anni i fattori di rischio che finora avevano caratterizzato il ruolo della Germania. Un peggioramento della situazione economica a metà degli anni 60 provocò la fine dell'egemonia della CDU-CSU sulla politica interna. Il partito finora controllato da Adenauer fu costretto a dare vita alla cosiddetta Grande Coalizione con i socialdemocratici, che tornavano al governo dopo il marzo 1930. In un contesto sociale che risentiva di forti cambiamenti, innescati da fenomeni internazionali come la decolonizzazione e la protesta dei movimenti giovanili, la Grande Coalizione rifletteva il desiderio di stabilità, ma appariva inadeguata ai tempi nuovi. Inoltre, le differenze programmatiche tra i due partiti ostacolavano un'azione di governo davvero efficace. Alle elezioni del 69 i due partiti arrivarono a cogliere quasi il 90% dei voti, tanto da far temere per un'involuzione autoritaria della Bundesrepublik. Cruciale fu l'ingresso al governo del socialdemocratico Willy Brandt, che da borgomastro di Berlino aveva saputo fronteggiare la prova cruciale della costruzione del muro. Brandt proveniva da una famiglia operaia. Durante il periodo nazionalsocialista aveva abbandonato il proprio paese, andando a combattere nella resistenza norvegese. I suoi atteggiamenti poco conformisti gli suscitarono consensi, ma anche molte critiche. Ci fu chi lo accusò di essere stato durante la guerra un traditore. Da ministro degli esteri della Grande Coalizione, egli gettò le basi per la politica di apertura verso paesi confinanti e la stessa DDR. L'altro ministro socialdemocratico, Karl Schiller, all'economia, introdusse invece un nuovo corso di politica economica, abbandonando i dettami liberisti e avviando una politica keynesiana di interventismo statale, soprattutto nelle infrastrutture. Con il motto dell'azione concertata, egli gettò le basi per ridurre la conflittualità operaia e migliorare l'efficienza produttiva. Complessivamente si può dire che la Grande Coalizione riuscì a portare il paese fuori dalla crisi, rimettendo in moto la locomotiva economica. In questi anni si colloca la prima ondata di immigrazione di lavoratori stranieri, italiani, spagnoli, turchi, greci, slavi e portoghesi, per colmare il deficit di forza lavoro interna. Per molti anni questi immigrati, definiti Gastarbeiter, ovvero lavoratori ospiti, rimasero in una difficile condizione, pagati male e poco accetti. Ma il loro apporto risultò alla fine decisivo per il rilancio economico. Dopo il sorpasso elettorale del 1969, la SPD era diventato il primo partito. I suoi rapporti con i due partiti moderati erano sempre più difficili. La svolta fu determinata dall'avvento alla guida della FDP, il piccolo ma decisivo partito liberale, di un nuovo gruppo dirigente capeggiato da Walter Scheel. Di idee decisamente progressiste, Scheel si accordò con la socialdemocrazia per eleggere nel marzo del 1969 il socialdemocratico Heinemann, già rivale di Adenauer, a presidente della Repubblica. La nuova alleanza sfociò infine, pochi mesi dopo, nella costituzione di un governo social-liberale con Brandt come cancelliere. La nuova coalizione portò una ventata di novità nella politica e nella società. Con la sua immagine così ricca di calore umano e di creatività, Brandt conquistò grandi consensi, soprattutto fra le giovani generazioni. La sua personalità si impresse soprattutto nella politica estera, come vedremo più avanti. In politica interna, la dinamica riformistica, che il cancelliere riassunse nello slogan «Mehr Demokratie wagen», «Osare più democrazia», ottenne in effetti risultati modesti. La concertazione fra imprenditori e sindacati non fece grandi progressi per le reciproche diffidenze e anche la FDP frenava sul terreno le riforme sociali temendo di perdere il suo elettorato.
L'economia tornò a correre e crebbero soprattutto le esportazioni di beni ad alte tecnologie, come autoveicoli e televisori. Né si deve dimenticare che durante il periodo Brandt fu consolidata la rete dei servizi sociali, soprattutto a favore dei pensionati, delle donne lavoratrici e degli studenti. Il tentennante percorso delle riforme deve essere anche valutato alla luce del fatto che nel Bundesrat, ovvero la Camera delle Autonomie, CDU e CSU avevano la maggioranza e potevano così ostacolare l'azione del governo. Il cuore della nuova coalizione social-liberale è senz'altro la politica estera. Qui Brandt adottò il metodo dei piccoli passi, con il quale da borgomastro di Berlino era riuscito fin dal 1963 a raggiungere accordi parziali con il governo comunista per migliorare le condizioni di vita e le relazioni tra la popolazione delle due parti della capitale. Egli riconobbe che la divisione in due stati era causata dalla storia tedesca, dalle azioni di chi aveva governato e di chi gli aveva dato consenso. Occorreva perciò assumersene la piena responsabilità. A partire da qui, assieme al ministro degli esteri Scheel, egli riuscì passo dopo passo a costruire un nuovo rapporto di fiducia con i paesi comunisti confidanti. La Cecoslovacchia, con l'accordo del dicembre 1973, in cui la Bundesrepublik rinunciava a sostenere le pretese dei profughi espulsi nel 1944-45, e poi la Polonia, con la quale fu siglato un patto bilaterale il 9 ottobre 1975. Preliminare a questi accordi era stato quello con l'Unione Sovietica, firmato nell'agosto 1970, che si basava sull'accettazione bilaterale dei confini fissati al termine della guerra. Questi accordi, finalizzati a rafforzare la considerazione internazionale della Bundesrepublik, avevano anche un'importante componente economica. La Germania riprese così il proprio ruolo cruciale di partner per i paesi dell'Europa centrale e orientale. Brandt pose ufficialmente fine alle rivendicazioni dei suoi connazionali profughi, che avevano condizionato la politica estera di Adenauer, e riconobbe la responsabilità della Germania per la guerra, le occupazioni militari e i crimini ad essa collegati. Grande valenza simbolica ha avuto in questo senso l'immagine del cancelliere inginocchiato sulla scalinata del monumento dedicato alle vittime degli ebrei resistenti nel ghetto di Varsavia il 7 dicembre 1970. Una scena fortemente iconica fino ad oggi. Nel suo insieme, la coraggiosa politica di Brandt gli valse il premio Nobel per la pace nel 1971. Il momento più importante della coraggiosa Ostpolitik del governo social-liberale fu raggiunto l'8 novembre 1972. A conclusione di lunghe trattative, i due stati tedeschi siglavano il cosiddetto trattato fondamentale, Grundlagenvertrag, che rappresentava il riconoscimento reciproco della duplice statualità. Il tabù era infranto e da quel momento i due stati intrecciarono intense relazioni commerciali, culturali e politiche. Negli anni seguenti la Bundesrepublik avrebbe concesso ingenti prestiti alla DDR, la cui economia continuava ad essere piuttosto debole. Si scambiarono anche nelle capitali due rappresentanze permanenti, si era voluto evitare di definirle ambasciate. In questo modo sembrava che la questione della riunificazione nazionale fosse sepolta in modo definitivo. Parallelamente erano stati siglati accordi per facilitare la concessione di visti ai cittadini della Bundesrepublik per recarsi ad Oriente. Pochi mesi prima, Brandt aveva superato d'un soffio la sfiducia costruttiva, presentata per la prima volta nella storia della Repubblica da CDU-CSU, che gli avevano contrapposto il candidato cancelliere Rainer Barzel. Il cancelliere, sull'onda dello scampato pericolo, sciolse il Parlamento e si svolsero elezioni anticipate precedute da una aspra campagna elettorale. La mobilitazione dell'elettorato portò al record di votanti il 90% sugli aventi diritto. La vittoria della coalizione social-liberale fu netta. Non solo la SPD distanziò di quasi 10 punti percentuali il partito di Barzel, ma anche la FDP ottenne un ottimo risultato, 8,4%. La popolarità del cancelliere sembrava al culmine. Ma un insieme di fattori di natura personale, mescolati con una certa stanchezza nel proporre obiettivi programmatici nuovi, e un caso di spionaggio che aveva coinvolto un suo stretto collaboratore, infiltrato dai servizi della DDR, lo indussero a dimettersi. Era il 6 maggio 1973.
Solo anni dopo Brandt sarebbe tornato alla politica attiva, seppure sul terreno delle relazioni internazionali, per occuparsi della questione globale del sottosviluppo di una gran parte della popolazione umana. Sullo sfondo stava il deciso peggioramento della crisi economica internazionale, conosciuto come shock petrolifero. Ancora una volta, le sorti politiche della Bundesrepublik erano legate al fattore principale del suo successo, la crescita economica. Successore di Brandt fu Helmut Schmidt, amburghese, specialista di questioni militari e di economia internazionale. Al passionale Brandt seguiva il razionale Schmidt. Né Schmidt aveva alcuna inclinazione verso un'azione riformistica. Molto apprezzato all'estero, meno in patria e meno ancora all'interno del suo partito, Schmidt seppe capitalizzare sul piano della politica estera il ruolo ormai consolidato della Repubblica Federale come grande potenza economica. Simbolo di questo traguardo fu l'invito rivoltogli a prendere parte al summit economico della Guadalupe 4-7 gennaio 1979 con i capi di Stato e di Governo di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Da quel momento la Bundesrepublik ha assunto un ruolo cruciale nelle decisioni di politica economica e commerciale su scala mondiale. L'anno precedente il cancelliere aveva promosso assieme al francese Valéry Giscard d'Estaing la creazione del cosiddetto serpente monetario, il primo passo verso la moneta unica europea. Schmidt e Giscard rafforzarono ulteriormente il condominio franco-tedesco alla guida dell'Europa unificata. Per far fronte alla difficile congiuntura internazionale, Schmidt attuò una politica economica cauta, riducendo l'intervento dello Stato e cercando di difendere la competitività dei prodotti made in Germany, anche frenando i salari. Ciò gli alienò le simpatie dei sindacati, tradizionali elettori della SPD, e critiche in seno al suo stesso partito. La realizzazione di una rete di centrali nucleari per fronteggiare i costi più alti dell'energia dopo la crisi del petrolio del 1973 provocò critiche in una parte dell'opinione pubblica, vieppiù sensibile ai temi ecologici. Facciamo un passo indietro. Il 68 in Germania non si era collegato alle lotte della classe operaia come era avvenuto in Italia. Esso aveva avuto due sbocchi, uno nel terrorismo e l'altro suscitando la mobilitazione del basso dei cittadini. Per quanto riguarda il primo aspetto, il fenomeno più eclatante è stato quello della Rote Armee Fraktion, per molti versi accostabile alle nostre Brigate Rosse. Fondata nel 1970 e formata da un numero esiguo di terroristi che si sono succeduti in tre generazioni fino ai primi anni 90, la RAF si presentava come un gruppo di guerriglieri che volevano colpire i vertici del sistema capitalista per suscitare nella classe operaia lo spirito della rivoluzione. Infiltrata da servizi segreti stranieri, la RAF si è resa protagonista di attentati, rapimenti e assassini clamorosi, tra cui il presidente della Confindustria tedesca Hans Martin Schleyer, nel cosiddetto autunno tedesco del 1977. Abile ad agire nella clandestinità, la RAF non è riuscita nei suoi intenti rivoluzionari. L'altra forma con la quale trovò sfogo il crescente desiderio di partecipazione e di mobilitazione politica, soprattutto delle giovani generazioni, è quella delle cosiddette Bürgerinitiativen. Si tratta di iniziative dal basso, per lo più su temi locali e con una forte attenzione verso le questioni ambientali. Dalla costruzione di centrali nucleari, alla realizzazione di parchi, al raddoppio del grande aeroporto di Francoforte, che rappresentò uno dei punti culminanti della mobilitazione. Da queste iniziative è scaturito un movimento ecologista che in pochi anni si è dato forma di partito, i Grünen, i Verdi. A differenza degli altri paesi europei, il movimento ecologista in Germania, superata un'iniziale divaricazione tra realisti e i cosiddetti fondamentalisti, è sceso sul terreno della politica pratica. Dall'inizio degli anni Ottanta ha conquistato l'accesso ad alcuni parlamenti regionali e nel 1983 al Bundestag. Si rompeva così il consolidato tripartitismo. Il governo Schmidt entrò in una crisi sempre più marcata. In politica estera il desiderio del cancelliere di mantenere aperto il dialogo con la DDR si scontrò con la svolta impressa dal presidente Reagan, 1981-89, a una seconda guerra fredda. La politica sociale del periodo di Brandt trovò limiti crescenti nelle strettoie di bilancio e nella difficile congiuntura economica.
Lo stesso ministro dell'economia, il liberale von Lambsdorff, assunse una posizione più restrittiva, tagliando la spesa sociale. Ciò accentuò il disagio all'interno della stessa SPD verso il cancelliere e favorì l'appena ricordata rapida crescita dei Verdi. Nell'ottobre 1982 la FDP, ora guidata da Hans-Dietrich Genscher, abile diplomatico, si spostò a destra. La propaganda della CDU-CSU ha parlato enfaticamente di una svolta, di Wende. In realtà molti restarono gli aspetti di continuità nella nuova coalizione guidata dal cattolico Helmut Kohl. Uomo di apparato, abile nei giochi di corridoio, Kohl non sembrava avere le qualità del grande statista. Diffuse erano le critiche sulle frequenti gaffe, soprattutto in politica estera. Nei primi anni del suo governo non si poteva certo immaginare che sarebbe entrato nella storia. Kohl seppe però consolidare la presenza internazionale della Bundesrepublik seguendo le orme di Schmidt. La sua politica estera si tenne fedele al rapporto con gli Stati Uniti, ma anche al condominio con la Francia. Peculiare, nella politica estera della coalizione guidata da Kohl, era la sempre più forte attenzione verso la DDR. Un dialogo che il cancelliere e Genscher, suo ministro degli esteri, promossero nonostante i frequenti attriti con Washington e con Mosca. Tra i momenti culminanti vi fu, nel 1983, la concessione di un gigantesco prestito allo Stato comunista, sotto l'egida di un ministro apertamente anticomunista come il bavarese Franz Josef Strauss. 4 anni dopo si tenne la prima visita del leader orientale Erich Honecker, accolto a Bonn con tutti gli onori. Kohl mantenne anche la barra di una politica economica cauta, combattendo con efficacia l'inflazione, anche a costo di una riduzione, pur limitata, del benessere dei cittadini. Fondamentale era anche la politica monetaria, attenta a mantenere alto il valore del marco, tanto da far parlare i critici di un imperialismo del marco, che si esercitava attraverso il predominio sui mercati internazionali. Nel 1984 la Bundesrepublik era prima per volumi di esportazioni su scala mondiale, con il 21,6%, seguita dal Giappone. Nella classifica del prodotto interno lordo, alla vigilia della riunificazione, la Bundesrepublik era al terzo posto mondiale, dietro Stati Uniti e Giappone. Grande potenza economica, con un benessere interno spalmato su larghi strati della popolazione e un sistema di welfare fra i meglio organizzati, la Repubblica Federale, sotto la guida di Kohl, compì anche i primi passi in politica estera per diventare una media potenza continentale. La politica del cancelliere, fondata sulla moderazione e sulla stabilità, è stata premiata dall'opinione pubblica. Alle elezioni del 1983, CDU-CSU sfiorarono i fasti di Adenauer, con il 48,8% dei voti. La SPD, in crisi di idee e di classe dirigente, era staccata di ben 10 punti. Per la prima volta i Verdi si affacciavano al palcoscenico della politica nazionale, superando di poco la barriera del 5%. La duplice statualità sul suolo tedesco, anche grazie alla politica di dialogo attuata da Kohl, sembrava un dato immutabile nel quadro internazionale.